No, non mi sono, come dissi ieri, sarei stato l'ultimo a stupirmi di una grossa prestazione. La grossa prestazione è arrivata e siamo estremamente contenti, anche perché mi fa molto piacere per tutta la gente, perché quando è iniziata la gara ho tutte le persone in tribuna. A me mi fa un effetto che mi raddoppia le forze, sicuramente lo fa anche ragazzi. Sì, abbiamo visto anche in fondo, no, alla gara, quando è venuto a festeggiare lì sotto, cantava l'inno insieme ai ragazzi, è stata veramente una bella scena, che si è visto quanto ci tenevate anche a questa partita. Sì, perché dopo la partita storta domenica scorsa, ancora non riesco a capacitarmi come mai. Io sapevo che la squadra sta bene, si vede negli allenamenti. E credo oggi, ecco, averlo dimostrato ampiamente contro una squadra, è ovvio, che ti ha fatto vedere come mai aveva 5 punti più di noi, ha dimostrato la sua forza, però oggi noi mi sembra eravamo migliori. Sì, ecco, proprio l'impressione è stata questa, che la Pianese si è riuscita a giocare, ha creato qualcosa, però l'Arezzo a tratti è stato dominante sulla Pianese, c'è poco da fare. Sì, fa dispiacere il 2-1 perché la partita stava andando per una vittoria larga. Loro dopo il 2-0 non erano in grado di far niente, c'è stata quella mezza punizione lì, tre quarti campo, da cui è venuto angolo e poi si è preso il gol. È chiaro, poi psicologicamente il discorso cambia tutto, perché a loro gli è ritornata tutta la vigoria, tutta la forza, e noi invece ci siamo leggermente impauriti, come ovvio che sia, ma se non viene quell'episodio sui 2-0 sembrava che la partita andasse via liscia su una vittoria larga nostra. Senta, come ha detto, in settimana ci sono un po' stati degli infortuni fin dall'inizio dell'anno, non per scusante assolutamente, però questi infortuni si è aggiunto anche Damiani quest'oggi. Come sta, ragazzi? Che qui noi della panchina eravamo convinti che almeno un cartellino giallo lo meritasse uno che fa un'entrata di genere. C'ha un taglio sui ginocchi incredibile. Speriamo non sia niente a livello di articolazione di ginocchio. Ora bisogna vedere l'esame. C'ha un taglio incredibile sul ginocchio. Vediamo, pure gli sta facendo male. Vediamo nei prossimi giorni. Luigi? Sì, dice Luigi, intanto complimenti per il risultato, poi dice quell'ingresso in campo di Allo nel finale c'è stato un po' un riassettamento della squadra. Come? A livello in campo, a livello tattico in campo, come vi siete messi? No, Diallo è entrato nel posto di Gucci, non è cambiato niente. Dopo, con la sostituzione di Convito e Paterello, c'è stata una modifica tattica, ma Diallo con Gucci non è cambiato niente, stava cambiato un centravanti con l'altro.